Camminare sulla terra arida, dormire in una discarica di plastica e contendersi l'ultima goccia d'acqua sono alcuni degli scenari che il percorso immersivo sensoriale 2060 sulla migrazione climatica farà sperimentare ai partecipanti, i quali saranno impegnati a compiere un ipotetico viaggio per raggiungere gli unici luoghi ancora sicuri e vivibili proprio nel 2060, i territori artici. Da oggi, 29 aprile, il complesso monumentale di Santa Sofia in piazza Abate Conforti a Salerno ha aperto le porte a questa esperienza, un gioco teatrale con cui ragazzi e adulti potranno simulare le condizioni di disagio causate dalla crisi climatica e dal nuovo contesto ambientale. Il progetto si chiama Testiamoci per il futuro, territori e studenti per una nuova cittadinanza ecologica. L'obiettivo è quello di sensibilizzare sui temi del cambiamento climatico, sulla temi ambientali e attivare i cittadini, attivare gli studenti, quindi promuovere azioni per mitigare il cambiamento climatico. Uno dei pilastri del progetto è questa piattaforma Testiamoci per il futuro, dove gli studenti sono coinvolti in eco-incarichi, che sarebbero delle attività legate alla sostenibilità ambientale che fanno in gruppi e che caricano su questa piattaforma online, dove si sfidano i ragazzi di tutte queste regioni che partecipano al progetto. Ci sono anche dei laboratori in classe che svolgiamo con i ragazzi, e parte pilastro fondamentale del progetto Testiamoci è il percorso immersivo sensoriale 2060 che vediamo qui. È un percorso immersivo sensoriale nel senso che è destinato prevalentemente agli studenti che simuleranno un viaggio nel futuro. Viene spiegato ai ragazzi che siamo nel 2060, vedono come prima cosa un filmato che è immersivo, quindi sono questi schermi a 360 gradi che li proiettano in un futuro distopico, ma non troppo, ma neanche tanto, dove viene detto che il territorio in cui vivono è diventato inabitabile a causa dei cambiamenti climatici e quindi devono lasciare l'Italia e devono arrivare al nord, dove si è formata l'Unione Europea del Nord. Gli stati hanno chiuso le frontiere, ma possono raggiungere questi territori ancora abitabili tramite un viaggio che purtroppo però è illegale. E però scelgono di partire. E qui parte l'avventura pratica, quindi i ragazzi svolgono questo percorso accompagnati da dei facilitatori, che ovviamente viene detto che è un gioco, che è un'attività di finzione, quindi sono degli attori che li accompagnano lungo tutto il percorso, quindi verranno come prima cosa, saranno bendati, proprio perché il percorso è sensoriale, quindi verranno accompagnati in delle sale che riproducono dei luoghi come ad esempio una discarica della plastica o il deserto, e questo viene riprodotto tramite dei ventilatori, tramite la sabbia, e quindi sono tutti i sensi sono ampliati perché chiaramente la vista sono stati bendati all'inizio del gioco. E infine c'è una sala finale di restituzione dove si riflette insieme ai ragazzi dell'esperienza che hanno appena vissuto e insomma per far capire loro l'importanza di agire, di attivarsi in questo senso. Alla fine del percorso ogni ragazzo e ragazza stipulerà un patto, si impegnerà a mettere in atto un'azione quotidiana per contribuire alla mitigazione della propria impronta ecologica e quindi del cambiamento climatico. Il progetto 2060 è cofinanziato dall'Agenzia Italiana per la Cooperazione allo Sviluppo, AICS, e ha come capofila la ONG VIS, Volontariato Internazionale per lo Sviluppo, con i partner CBM, CEFA, CS Onlus, No One Out, OSVIC e VIDES. Anche il Comune di Salerno è partner del progetto insieme ai comuni di Genova e Padova e alcuni comuni in provincia di Roma, Oristano, Brescia, Treviso e Bologna.
Il percorso 2060 sarà aperto tutti i giorni dal 29 aprile al 12 maggio, le mattine per le scuole che si sono prenotate e che sono partner del progetto Testiamoci e alla cittadinanza il martedì, il giovedì e il sabato pomeriggio dalle 16 alle 18. Per prenotarsi è possibile compilare un modulo di appunto prenotazione sulla pagina Instagram e Facebook Bis Pangea Salerno, dove è possibile scegliere lo slot di prenotazione e partecipare a questo percorso. Questo percorso è consigliato a ragazzi giovani dalla prima media al quinto liceo, però ovviamente è aperto a tutti coloro che vogliono fare un'esperienza nel futuro. Per tutte le informazioni potete contattarci sulla pagina Instagram o Facebook Bis Pangea Salerno e da lì poi ricavare tutte le informazioni sull'apertura del percorso.